Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo con Martina Ripoli. Ciao a tutti! Che è già stata nostra ospite. Ci sono video che hanno fatto visualizzazioni su e quindi oggi vedremo una canzone molto bella di Adele che si chiama Easy on Me. È uscita poco tempo fa. Pochissimo. Una settimana circa. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di procedere con il video, io vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo potete vedere subito il video perché vi arriverà una notifica. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi all'inizio e poi ce ne sarà un altro, vi faccio vedere prima i 5 e poi un altro nel ritornello, che sono Fa maggiore, quindi Do Re Mi Fa, Fa La Do, Fa maggiore, poi Re minore, andando indietro, Mi Re, Fa La, andiamo ancora indietro e troviamo il La minore, Do Si La, ed infine, anzi, c'è il Si bemolle, quindi Si bemolle, Re, Fa, ed infine troveremo anche il Do maggiore, quindi Do, Mi, Sol. E la canzone fa così. C'è prima un intro, questi 4 accordi, Fa, Re, La, bemolle. Adesso andiamo al ritornello, comincia sempre con il Fa maggiore e troveremo un nuovo accordo che è il Sol minore, quindi Sol, Si bemolle, Re. E il ritornello fa così, lo prendiamo nella parte bassa, tanto è uguale, e fa così. Go easy on me, baby. Riprende con la strofa il ritornello fino ad arrivare a una parte di uno special che parte sempre con l'accordo di Fa, però gli accordi insomma restano sempre gli stessi fino alla fine. Vi facciamo ascoltare. Con il Si bemolle.
Bene, come abbiamo visto anche questo era un video abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Martina. Grazie a te. Per averci aiutato. Seguitela sui social, questa è una cantante forte. E vi lascio in descrizione comunque il testo con gli accordi, quindi un link. Poi altri due link che riguardano un po' le basi del pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che parla di come poterlo fare, quindi vi lascerò il link anche di quello in descrizione. Bene, grazie ancora. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.